Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo del perché gli anni del 1987 e del 1988 furono due anni spartiacque importanti in Italia per la storia degli home computing. Iniziamo a bomba e non perdiamo troppo tempo. Dunque, dal 1982 in Italia iniziarono a permeare nel mercato italiano i primi prodotti di elettronica di consumo, le console di gioco, in television ed Atari 2006, ma anche e soprattutto il Commodore VIC-20. Il questa parola e la pubblicità ebbero a dominare il mercato, e non essendoci consapevolezza sul mondo dell'informatica da parte dei primi consumatori. Negli anni successivi arrivò sul mercato italiano Sinclair ZX Spectrum, MSX, Commodore 64 e la famiglia degli Apple II. La situazione degli assortimenti delle aziende Commodore, Apple, Sinclair, MSX rimase stabile sino al termine del 1986. Quindi possiamo dire che dal 1982 al 1986 possiamo un po' definirla come l'epoca d'oro dei computer ad 8 bit. Commodore VIC-20 e Commodore 64 furono gli home computer più venduti e conosciuti perché venduti con il dataset, dato che era la soluzione che costava meno. Però ecco, i disgraziati utenti Commodore che si comprarono un disk drive per il Commodore VIC-20 oppure per il Commodore 64 ebbero a bruciare i propri denari perché la periferica dei disk drive da 525 Commodore era inaffidabile. Una discreta fetta di mercato andò anche alla Sinclair ZX Spectrum, che però ebbe subito a scontare anche lui il fatto che il microdrive era inaffidabile. MSX in Italia non ebbe molto successo, nonostante il prezzo economico e la possibilità di funzionare con qualsiasi registratore, purché fosse stato dotato di contatore. Questo perché MSX ebbe a scontare la grande pubblicità nelle tante riviste Commodore e il passaparola che circolava tra gli appassionati e che ebbe indubbiamente a favorire Commodore. Apple, con la linea Apple II, che già la vendeva dal 1982, però erano computer professionali, erano degli strumenti, non erano dei giocattoli. Ma con l'apertura del mercato home computing i prezzi di Apple ebbero poi a scendere. In particolar modo Apple II nel 1986 fu sicuramente il miglior computer dell'anno in termini di rapporto qualità-prezzo. Le cose cambiarono nel 1987 e nel 1988, che furono, diciamo, li potremmo definire come due anni di transizione, in cui c'erano computer ad 8 bit, ma poi gradualmente nel 1988 i computer ad 8 bit ebbero a scomparire, tranne i pazzi furiosi della Olivetti che ebbero a proporre computer ad 8 bit sul mercato, quando tutte le altre aziende iniziarono a proporre computer a 16 bit e a 24 bit. Nel 1987 il premio del re d'Italia degli home computer va sicuramente ad Atari 520 ST. Ci ho fatto un podcast a riguardo. Sempre lo stesso anno, il Ministero dell'Istruzione italiano ebbe a cambiare i linguaggi di programmazione nelle scuole da Basic al Pascal. Ci ho fatto vari podcast a riguardo. Ecco, in breve, tutti i computer a 8 bit che si erano già diffusi nelle case, Commodore VIC-20, Commodore 64, Apple II Plus, Apple II, Apple IIc, MSX, PC 128 Olivetti, Olivetti PC 128S e ZX Sinclair furono messi fuori in mercato da questa delirante decisione del Ministero dell'Istruzione italiano. Atari 520 ST nel 1987 poteva far girare Pascal senza problemi, era CPU a 24 bit, 8 MHz, 512K di RAM, rapporto qualità-prezzo imbattibile. A stretto giro di ruota c'era anche Amstrad PC 1512, che nel 1988 sarà un ottimo home computer, secondo solo al potente ed economico Amiga 500. Nel 1987 Commodore propose Amiga 1000, era costosissimo, non se lo comprò nessuno. Nel 1988 ebbe ad arrivare appunto Amiga 500, e questo ebbe a mutare totalmente tutto il mercato degli home computer. Nel 1988 ebbero a scomparire i computer ad 8 bit. I computer a 16 bit come Amstrad PC 1512 ebbero a reggere l'urto con Amiga 500, perché
il PC 1512 dell'Amstrad aveva un prezzo molto economico, un disk drive da 5,25 in bundle, compatibilità con MS-DOS con i computer professionali di scuola, appunto M24 e PCXT. Ma ecco, il grosso dell'utenza italiana preferì come home computer l'Amiga 500, che oltre ai giochi offrì ogni tipo di linguaggio potesse appunto necessitare all'utente, dato che appunto il sistema operativo, diciamo, dal sistema operativo scomparve la linea di comando e scomparve l'interprete BASIC per aprire al suo posto un sistema operativo a finestre. Apple IIgs fu marginalizzato, obiettivamente era troppo costoso. Atari fu marginalizzato a causa dello sconto legale tra Apple ed Atari per plagio di sistema operativo. I computer PC iniziarono a proporre assemblati MS-DOS a prezzo più basso, che erano però ancora viziati da problemi di incompatibilità, e queste rogne hardware e software rimasero sostanzialmente presenti in tutto l'hardware PC, sia di marca che assemblati come delle mine vaganti. Questo sino all'avvento di Windows 95, che decretò una standardizzazione dell'hardware con un'enorme quantità di driver contenuti nel sistema operativo per la gestione di periferiche PC MS-DOS. Per farla corta e breve, dal 1982 al 1986 possiamo definire l'epoca d'oro degli home computer ad 8 bit. Il 1987 fu un anno di transizione ed è la ragione per cui ci ho fatto vari speciali sia per anno quanto per macchine, essendo il 1987 storicamente un anno importante in cui ebbero a convivere sul mercato computer ad 8 bit nuovi e computer a 16 bit nuovi e computer a 24 bit nuovi. Dal 1988 ebbe a dilagare l'Amiga 500 sul mercato, che ebbe a rivoluzionare il mercato dell'home computer. Nel 1994 Commodore chiuse i battenti, e non a caso Microsoft, per risolvere i problemi hardware con conflitti hardware e software che erano, diciamo, praticamente ubiqui e ovunque nel mondo PC MS-DOS, Microsoft propose, per mettere ordine nel mercato home computing, Windows 95. Dal 1995 possiamo dire che scomparve la segmentazione di mercato delle periferiche per brand e per marchio di fabbrica. Persino Apple nel 1997, dal 1997, permise alle sue macchine di installare dischi fissi AIDE, schede PCI di rete con chipset 8139 direttamente provenienti dal mondo PC e RAM PC100 tipiche del mondo MS-DOS. Per quanto, attenzione, nel mondo Apple rimase sempre forte la presenza di SCSI su Macintosh. Queste a grandi linee furono le tappe importanti e gli anni storici dei cambiamenti che raggiunsero in Italia gli utenti, comportando campi di tecnologia e paradigmi di mercato. Dal 1995 ebbe a scoppiare una feroce lotta commerciale tra Apple e la piattaforma Intel, che decretò la quasi morte di Apple sino all'avvento di iMac G3 e di iBook G3, che salvarono le penne ad Apple essendo stati grandi best seller commerciali. Ma poi a trasportare Apple nel XXI secolo fu Mac OS X con kernel BSD, poi iPhone e iPad prodotti in Cina, permise ad Apple di fare montagne di denaro. Ecco, per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima.